Signore vi dia pace. Questo è il saluto che San Francesco rivolgeva a quanti incontrava e questo è il saluto che noi frati di questa basilica, nella quale sono custodite le spoglie mortali di Francesco, desideriamo rivolgere a voi. Il Signore vi dia pace. San Francesco amava chiamare tutti e ciascuno fratello e sorella. Penso allora che non vi sia un luogo più appropriato di questo per iniziare il G7 Inclusione e Disabilità, in cui vogliamo insieme riaffermare che ogni uomo e ogni donna, ogni fratello e ogni sorella deve poter realizzare pienamente la propria unicità e vedere riconosciuta la propria dignità di persona. Tutto ciò passa anche attraverso l'eliminazione di ogni tipo di barriera. Non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle mentali, sociali, culturali, che ancora ostacolano la piena inclusione. Nel nostro progetto di comunità qui ad Assisi ci siamo dati l'obiettivo ambizioso di essere accoglienti con tutti. Avremmo tanto desiderato poter inaugurare oggi, in questa occasione, l'ascensore che collega la piazza inferiore alla piazza superiore. Non è ancora possibile questo, ma speriamo in una rapida conclusione dei lavori, speriamo per Natale. Intanto, nei giorni scorsi sono state poste in basilica delle mappe tattili, perché anche le persone cieche e ipovedenti possano conoscere meglio questo tesoro di arte e di spiritualità. Sono dei piccoli segni questi, anche l'ascensore, pur essendo molto costoso, ma è un piccolo segno in fondo. Sono piccoli segni che però vogliono esprimere tutto il calore della nostra accoglienza e il desiderio di accogliere davvero tutti. Benvenuti allora, fratelli e sorelle, e grazie per la vostra presenza qui in Assisi. Il Signore vi dia pace.